Nella splendida cornice di Villa del Balbianello, in Tremezzina, i soci dell'Osservatorio Astronomico di Sormano hanno consegnato a Giuliano Galli, manager del Fondo Ambiente Italia della provincia di Como, la targa che ufficializza la dedica dell'asteroide 31244 a Guido Monzino, l'ultimo proprietario della villa poi donata al FAI. Scoperta la notte del 19 febbraio del 1998 a Sormano dagli astrofili Augusto Testa e Pietro Sicoli, si tratta di un asteroide della fascia principale con un periodo orbitale di 5,7 anni. In qualità di scopritori, i soci dell'Osservatorio di Sormano hanno potuto sceglierne il nome e il pensiero è volato alla villa che si affaccia sul lago di Como, con la quale l'Osservatorio collabora da diversi anni nello svolgimento di serate astronomiche. Si è quindi voluto dedicare l'asteroide al suo ultimo proprietario, Guido Monzino, nato a Milano il 2 marzo del 1928, grande alpinista ed esploratore italiano, autore di imprese in tutto il mondo. Tra le sue 21 spedizioni si ricorda la marcia di 71 giorni che lo ha portato a raggiungere per primo il 90° parallelo con le tradizionali slitte degli Inuit guidate dai cani nel 1971, oppure la prima ascensione italiana all'Everest nel 73, di cui lui fu a capo. L'anno successivo acquistò Villa del Balbianello, che restaurò con cura e vi trasferì i cimeli dei suoi viaggi, oltre alle cartine geografiche e le migliaia di volumi che consultava per preparare le sue imprese. Materiale che è rimasto intatto fino ai giorni nostri, venuto improvvisamente a mancare l'11 ottobre del 1988, Monzino ha lasciato in eredità la villa al Fondo Ambiente Italiano, che, seguendo il suo volere, ha mantenuto il tutto ancora allestito come allora. Nella dedica dell'asteroide, gli astrofili hanno dato risalto al suo motto latino: gradatim conscenditur ad alta, poco a poco si conquistano le vette, che rispecchia appieno quella che è stata la sua vita, una continua ascesa verso i più alti valori, e che può diventare un augurio anche per ognuno di noi.